Io sono stato un bambino. Vabbè, cazzo. E conosco tutte le montagne. Nella vita, ma anche nella pesca, ci sono delle persone che sono la memoria storica con il loro vissuto, di tutto quello che hanno visto e passato prima di te. Questa è la storia di Beppe, per noi Beppone, uno che con la pesca la sa lunga, specialmente nella provincia di Torino e di Torri. Oggi ci siamo dedicati a fare una battuta di pesca con lui per carpire qualche segreto, qualche vecchio trucco e parlare dei tempi andati. Eccolo. Come vuoi. Gli avevo già tirato, sai quante volte? Almeno 5-6 volte gli avevo tirato. Sì, vedo che... È arrivato lì nel momento giusto. Ah! Sì, che questo era tutto il mio. Eccolo. Qua siamo un po' più grossi. Tira solo qua un attimo. Sì, questo siamo ben oltre. Due. No, 7,85. 100 grammi, quasi sono in più. Sembrava più grosso dalla panza. Io faccio altri due. Ora è zero, era più anche questo. 47. 48. Bella pancia però, eh. Oh cazzo, non vi ho fatto neanche la foto. Ma boh, confido nella videocamera che abbia ripreso qualcosa. Però sai. Sentito? Che muli stai usando? Rarenium. Questo è vecchio 804 con un vecchio Rarenium. Ma siete parenti con Fabio? Io l'ho conosciuto che era proprio tipo un bambino. Poi siamo andati dappertutto, meno che in mare. Perché il mare costa troppo, io non è la mia portata. Però lui è Oman, Gabon, Yemen, sì, sì. Madagascar. Cos'è il momento della preghiera?
E senza trailer, senza niente? Sì, senza niente. Io ho questo qui della Ilba, che li uso da 40 anni. Americana di una volta. Non li usano, no. Tutta roba giapponese a 25-30 euro l'uno. E che io li vedo nuotare uno di fianco all'altro, perché sai, anche io ho comprato qualcosina per vedere le differenze, sì, no? I Rapala nuotano meglio, eh? I Rapala è una garanzia, lo usano in tutto il mondo, solo in Italia che siamo anzi adesso se ti vedono usare la Rapala ti dicono che sei vecchio, sì, non ti sei adeguato, sì. Boh, io ho messo una swimmettina, ho cambiato, vediamo un pochettino se magari vediamo. Sardegna mi manca proprio come esperienza, mi manca proprio. Allora, la giornata media sono 30 bar, la taglia minima sono 42-43 cm. Se non vai a cercare i piccoli, perché è ovvio che lì c'è la riva, se ti metti qui e tiri lì, prendi piccoli. Pinelli, Devi stare a 100 metri da riva, che ci sono gli scalini di roccia. Tu capisci della conformità della montagna, dove c'è il crinale, dove finisce dentro, sì, e punta, sì, sì, e poi sott'acqua hai la montagna che fa così, tu peschi di qua e peschi di là nella caduta, e vedi i muretti a secco. I muretti a secco vanno dentro per 2, 3, 400 metri. Devi solo seguirli praticamente. Solo, tu ti prendi la linea, ti metti davanti, ti metti diritto e poi lanci un po' più in qua. Lanci diritto, lanci di qua, poi ti metti di traverso, li fai per così, no? E due o tre, da ogni muretto due o tre pesci vengono sempre fuori. 30 pesci da 42-45 centimetri comincia a essere un lavoro, cioè, una bella giornata, voglio allora, dire. Ti dico, l'altro anno io il giorno che ho preso meno pesci ne ho presi 17, perché ne volevo uno grosso a tutti i costi, infatti non l'ho preso. No? Il giorno che ne ho presi di più ne ho presi 41. L'anno prima, per dirti, io e Fabio un giorno abbiamo contato più di 50 pesci a testa, di taglia, cioè non pescetti, di taglia. Decidi di prendere il pesce grosso, che cosa usi? Il cucchiaino, il Martin da 20. Il Martin 20? Sì, se tu usi un coso così in Sardegna, fai 50 pesci. Ma se vuoi fare la pesca al pesciona, dici il oggi... Martin da 20. Martin 20. Il Martin da 20, il Martin da 20... Il Martin da 20 prendi anche altro, però tutti i pesci sono 48, 50, 52, quella taglia lì, e in mezzo ti capita il pescione da 55, 56. Io l'altro anno non l'ho preso, due anni fa non l'ho preso, però di pesci sopra il 50 ne ho presi 25 in una settimana. Pesci. Fabio l'altro anno ha preso 20 pesci sopra i 50, 18, 19, per dirti, in una settimana. Pesci non distingue. Loro conoscono questo, non lo dico io, loro conoscono il chiaro e lo scuro. Sì. Un nero per loro scuro, qualcosa che assomiglia allo scuro non è diverso da un nero. Comunque, un giallo e un bianco sono uguali, però rientrano nella stessa fascia. Cioè, se loro quel giorno lì ci danno il bianco, lo prenderesti anche con un giallo molto intenso o con un grigio screziato. Loro non cambia nulla. Lì che ci danno i chiari, i bianchi, eccetera, eccetera. Tu metti il nero, magari non ci danno. Non è detto, però magari non ci danno. Un luccio da metro non l'ho mai visto in tutta la vita. Io non l'ho mai preso. Io non l'ho mai preso. Con tutti i lucci che ho preso, uno da dire 101. No. Io il mio record è 93 da non so se 30 anni fa. Ma in Italia o proprio dove sono? Comunque. Uno dei più grossi, 80, quasi 90 centimetri, l'ho preso a Amsterdam in città. Ah, nei canali. Bellissimo. C'erano i bambini che pescavano i persici reali, e ero lì con mia moglie, no? E cercavamo di chiacchierare a gesti, perché io non parlo, come si dice, l'olandese, no? E ce n'era uno che aveva, non so,
13-14 anni, torno, e mi ha dato la canna come per dire prova, ma prendo il Villareale da 731. Ah, belli, uno dietro là, in mezzo alla città. Comunque mi ha dato sta canna, io ho preso, lanciato di fianco la piglia del ponte. Sento una cartella, boom, boom, no? E mia moglie mi fa, ma cos'è? E io faccio luce, luce, luce. E uno dei più grossi della mia vita l'ha preso così. Infatti io l'ho dato, questo ragazzino l'ha appeso alla bicicletta e se n'è andato. Se l'hai portato via. Il pendore, invece, alla larga si attacca. Sì. Si attacca la mandano le piume. Quando arrivava a galla, faceva così con le ali per asciugarsi, pensavo non vuole. E lì c'erano le arborelle. Quando usciva, trovavi tutti i strelli di notte e le rondini di giorno. E di zanzare ce n'era pochissimo. Quando poi hanno deciso di dare, che se io dico il DDT, non era più il DDT, sì, ma cos'altro, era qualcosa di genere. Quando hanno deciso di dare in tutti i boschi intorno al lago di Compagna Bella quella merda lì, che sono quell'anno, mi ricordo, c'era migliaia di arborelle a galla, tutte morte, una puzza, una cosa senza senso. Perché? Perché le zanzare erano cadute tutte nell'acqua. E le arborelle mangiavano le zanzare piene di veleno, sono morte tutte. Sì, ma io ricordo che è morto di, è quasi di colpo il lago. Sì. È morto quasi di colpo, sì, da un anno all'altro proprio. Da un anno all'altro. Io, cioè, noi avevamo dato la colpa perché si era abbassato tantissimo il livello. Avevamo pensato a mio fratello, ma sicuramente ha lasciato tutte le fregate a secco e quest'anno è saltato. Ma invece non si è più ripreso, no, poi. No, era il DDT, era il DDT. Ammazzando tutte le arborelle. Ma ti ricordi che c'erano le scavarde che quando andavano in frega le sentivi da 300 sì, metri? Sì, sì, sì. Fin dall'acqua, migliaia di scavarde tutte a riva dove c'è la palude lì dei Mareschi. È vero, è vero, pieno, è vero, tutte lì, e di colpo sono morti subito tutte le arborelle e a ruota tutte le scavarde, cioè le tinche eccetera eccetera. Morto non andavo perché c'erano quelle cazzo di eridee che non potevi fare un lancio da nessuna parte, che ti trovavi in eridee attaccata, e a me non mi piaceva sinceramente. Erano pesci che li buttava al giovedì per farli pescare la domenica, erano usciti da una vasca di cemento, erano, cioè, assurdi, in posti dove c'erano delle marmorate della Madonna che tu gli tiravi per andare a pescare le marmorate e prendevi quattro trotazze grosse così, cioè se andavo in pescheria a comprarmele, no? Per dire, costava meno. Io andavo in Dora, ma non dentro la riserva. Nel tratto libero? Nel tratto libero. Nel tratto libero, sì, qualche idea arrivava, ma pochissime. In compenso c'era delle belle marmorate. Mm. Ecco, io una grossa grossa non l'ho mai presa in Dora. Però, sai, 2 kg, 2,5 kg, 72, 73 centimetri, quella taglia lì, bei pesci. 2,7, 2,8, 3, no? Trotone, io mai preso. E sotto la cascata c'è una pozza di, non so, 20 metri per 10, no? E lì ho fatto il primo lancio un luccio da 7-8 etti, mica di più, il secondo lancio un cavedono da 2 kg, no? E poi sono stato fermo mezz'ora, no? Sono stato fermo mezz'ora e ho preso altre 2 trote, un ibrido e una fariona, no? La fariona era 52-53 centimetri e l'ibrido era di nuovo 60 e qualcosa. Bei pesci. E poi gli ho mandato le foto a Fabio. Sei un bastardo, te l'ho detto. Mia. C'avevo una lira. Non c'era verso. A 12 anni io avevo i soldi per andarmi a comprare sigarette, a 14 avevo la morosa, andavo a scuola, e allora io il sabato e la domenica, nei giorni che ogni tanto sghigliavo così, secondo delle stagioni, andavo a funghi, andavo a caccia, andavo a pesca, andavo con la fionda. A caccia andavi con la fionda? Con la fionda, con a caso prendevi i conigli, cosa prendevi? Fagiani, andavo da fagiani. Eccolo. Ma oggi
Rapinte? No, sono, si era agganciato sul naso, adesso l'ho agganciato dal naso. Ma secondo me siamo sulla stessa. Sì, sì. Anzi, forse qualcosa. Così in meno. Uno e sette. Sono fatti tutti dalla stessa mano. Dalla stessa mano. Ma questo li facciamo. Questo li facciamo. Ancora così. Ok. Poi questa me la mandi. Un esperto conoscitore delle acque piemontesi, una persona competitiva, di grande esperienza, uno che le cose non te le manda a dire, te le dice in faccia, per buone o per cattive che sia. O lo accetti o non lo accetti, ma per noi è una gran fortuna averlo. È peccato per quelle persone che non hanno capito il grande valore di un personaggio del calibro di Beppe. Mandiamo un saluto ai rintintiniani, dal mio amico Beppe, da Franco. Ragazzi, è andato abbastanza bene. Lui è andato abbastanza bene, mi ha fatto un culo così. Solo 4-0. No, che fortuna, 4-0 non è fortuna. Ci rifaremo la prossima volta. Ciao ragazzi e alla ciao prossima. A tutti. Ciao ciao.